La mostra del cinema di Venezia guarda a est per omaggiare uno dei massimi registi russi contemporanei, Andrei Konchalovsky, arrivato al Lido con la moglie, l'attrice Yulia Vyazovskaya. Noto per l'adattamento dello Zio Vania nel 71 e per i film che descrivono con realismo e crudezza la vita del suo paese d'origine, Konchalovsky a Venezia presenta Doroghi e Tovarisci, Cari compagni, anche questo ambientato nella Russia sovietica. I film sono fatti per essere condivisi, ha detto, auspicando un ritorno nelle sale. Tratta da eventi reali, la storia rievoca il massacro di Novocherkassk nel 62, quando una protesta degli operai venne repressa duramente e le bandiere rosse si macchiarono per la prima volta di sangue. Il film è in gara per il Leone d'Oro. Nel concorso principale viene presentato anche Never Going to Snow Again, diretto insieme dalla polacca Margorzata Zumowska e Alec Udgoff, star della serie di Netflix Stranger Things. Nella società di oggi, non solo in Polonia, è un discorso che riguarda l'Europa e più in generale la condizione umana attuale. Manca una connessione con qualcosa di più profondo, come l'anima. Of the soul, exactly. La pellicola è un dramma poetico ambientato in Polonia, in una comunità chiusa dove arriva un massaggiatore ucraino, interpretato da Udgoff con un misterioso potere di guarigione. È uno degli 8 film in concorso, diretto o codiretto da una donna, e un serio contendente del Leone d'Oro. Mi si può dopo.